Bentornati sul mio canale o benvenuti, sono Divix e per prima cosa voglio ringraziarvi per il video di ieri, quello che parlava dell'ammortamento dei cartellini. Sapevo benissimo quando l'ho fatto che era un video di nicchia e che non tutti sarebbero stati interessati, però mi ha fatto molto piacere ricevere tantissime domande e siccome è molto faticoso preparare video di questo tipo, volevo verificare se realmente foste interessati. Per cui vi ringrazio e vi dico già che il prossimo video di questa playlist riguarderà le plusvalenze e minusvalenze. Spiegherò anche cosa sono le plusvalenze fittizie, eccetera, eccetera. Comunque per chi non l'avesse visto, alla fine del video ve lo linko. Oggi però l'argomento del giorno è Messi via da Barcellona. È questo che titolano gran parte dei giornali, dei quotidiani sportivi, dopo la discussione social che c'è stata con Abidal. Quindi è vero che Messi andrà via da Barcellona? Perché sì, perché no? Facciamo un po' di chiarezza. Buona visione. Allora, prima di dirvi cosa è successo, per chi non lo sapesse, vi dico alcuni dati di Messi. Messi è alla 16ª stagione consecutiva a Barcellona, senza contare le giovanili. Ha un ingaggio di 40 milioni di euro all'anno netti, che scadrà a giugno dell'anno prossimo, quindi fra un anno, e a giugno di quest'anno compierà 33 anni. Detto questo, però, vi faccio un brevissimo riassunto di quello che è successo, andandovi a leggere le dichiarazioni di Abidal e i post sui social che ha pubblicato Messi. Dopo il licenziamento di Valverde, infatti, Abidal ha dichiarato quanto segue. Molti giocatori non erano soddisfatti, non lavoravano molto e c'era un problema di comunicazione interna. Il rapporto tra l'allenatore e lo spogliatoio è stato sempre buono, ma da ex giocatore riesco ad avvertire alcune sensazioni. Ho detto al club cosa pensavo e ho dovuto prendere una decisione. Queste sono le parole di Abidal per giustificare il licenziamento di Valverde. Ora però leggiamo cosa ha scritto Messi sul suo profilo Instagram. Non mi piace fare queste cose, ma penso che tutti debbano prendersi la responsabilità del proprio ruolo e farsi carico delle decisioni. I giocatori per ciò che accade in campo, e infatti siamo stati i primi a riconoscere quando non stavamo bene. Quando si parla di calciatori, si dovrebbero fare i nomi, perché altrimenti si finisce con infangare tutti con cose che si dicono e che non sono vere. Vi do la mia interpretazione. Abidal ha licenziato Valverde nonostante il Barcellona sia ancora in corsa per le più importanti competizioni quest'anno e non stia facendo una stagione affatto deludente. Ha avuto certamente qualche intoppo, qualche passaggio a vuoto. Detto questo, lui ha utilizzato i giocatori per giustificare il licenziamento, quindi non ha fatto una bellissima figura. Messi si è sentito chiamato in causa e soprattutto ha risposto a tono, perché ovunque è uscito fuori che il nome di quello che ha fatto fuori Valverde era proprio il suo. Perché questo? Perché è sempre così. Se arriva un allenatore a Barcellona è perché lo vuole Messi, se va via un allenatore a Barcellona è perché l'ha fatto fuori Messi. Se va via quel giocatore è perché non andava d'accordo con Messi, vedi Ibrahimovic per chi se lo ricorderà. Se invece Barcellona tratta un giocatore è perché lo vuole Messi, vedi Neymar. Messi è un po' considerato come il Totti a Roma. È re dello spogliatoio, è re della società, decide tutto lui. E in questo caso ha voluto togliersi da questa responsabilità, dicendo: avete fatto fuori allenatore, non scaricate la colpa sui giocatori. Come a dire, io non c'entro niente. Se volete fare i nomi, fateli, o perlomeno fate in modo che sui giornali non si faccia il mio nome. C'è una piccola differenza però tra Totti e Messi. La differenza è che Totti ha smesso quasi 40 anni e non era più un giocatore decisivo per la Roma, mentre Messi quest'anno ha ancora 32 anni e attualmente ha fatto 19 gol in 24 partite. Non vi conto neanche gli assist, le occasioni create, vi basta questo dato per capire quanto sia importante ancora Messi oggi per il Barcellona. E quindi questo screzio basta per far sì che Messi vada via da Barcellona? Io vi faccio una domanda: secondo voi esiste un uomo sulla terra che tra il dirigente Abidal e il giocatore Messi sceglierebbe Abidal? Io non credo assolutamente. E la seconda constatazione che faccio invece è che tutta questa situazione mi sembra creata ad arte, nel senso che Messi-Barcellona è una storia d'amore che sembra non aver mai avuto problemi. E quindi alla prima frizione non sembra vero la gente di sciacallarci sopra e parlare. Però in realtà ci sono dei problemi, e sono due, che non riguardano assolutamente quello che è successo tra Messi e Abidal. Bartomeu, il presidente del Barcellona, recentemente ha dichiarato che il Barcellona sta cominciando a pensare a un futuro senza Messi. E deve cominciare a farlo. Perché deve cominciare a farlo? Perché il presidente ha voluto fare questa dichiarazione? Come ho detto prima, i problemi sono due. Il primo è l'età. Messi ha 32 anni, ne compierà 33 a giugno, e come sapete bene, i giocatori quando arrivano a una certa età, da un anno all'altro hanno un crollo fisico. Si passa da essere titolari inamovibili a panchinari. Nessuno mette in dubbio che Messi sia un grandissimo professionista e faccia una vita da atleta. Però non è paragonabile a quello che fa Cristiano Ronaldo, che è un maniaco. E questo ha permesso a Cristiano di arrivare a 35 anni in una condizione fisica strabiliante. Ecco, voi scommettereste la stessa cosa su Messi? E soprattutto, secondo problema, meriterà ancora i 40 milioni di euro di stipendio annuale? E quindi arriviamo al fulcro della questione. Messi l'anno prossimo andrà in scadenza, a giugno prossimo, non questo che viene, ma il prossimo, e quindi è logico che stiamo arrivando a quello che è un rinnovo, probabilmente, anzi sicuramente, l'ultimo rinnovo della sua carriera a Barcellona. E quindi il presidente del Barcellona in questo momento si trova in una situazione in cui dovrà fare una scelta, e cioè scegliere se andare da Messi a dirgli: ok, l'anno prossimo compierai 34 anni e io oggi ti voglio offrire un rinnovo del contratto. A che cifra? Questo non lo so, però probabilmente non sarà 40 milioni di euro. La seconda opzione è
ho l'ultima possibilità per monetizzare il cartellino di Messi e quindi venderlo quest'estate a una cifra sicuramente superiore ai 100 milioni di euro, trovando con certezza acquirenti disposti a comprarlo. Io sono sicuro che la scelta è già stata presa, quindi che nessuno a Barcellona stia pensando cosa fare, ma sanno già se Messi quest'estate andrà sul mercato o se gli verrà proposto un rinnovo di contratto. Quello che voglio sapere è, voi cosa ne pensate? Il Barcellona venderà Messi quest'estate o gli proporrà un rinnovo del contratto per altri anni? E se gli proporrà questo rinnovo del contratto, a quali cifre rinnoverà Messi con il Barcellona? Io vi dico la mia, però ve la dico nel primo commento qua sotto, quindi se volete saperla andate sotto, leggete e mi potete scrivere la vostra opinione. Detto questo, siamo arrivati alla fine del video, quindi come promesso vi lascio qua sopra il video che ho fatto ieri, che riguarda gli ammortamenti dei cartellini dei giocatori. Ho cercato di spiegarlo nella maniera più semplice possibile. Per chi non l'ha visto, andatelo a vedere. E qua sotto invece questo è il tastino per iscrivervi al mio canale. Se vi piace il calcio, iscrivetevi. Ciao ragazzi, al prossimo video.